Forse posso aiutarti a ricordare. Parliamone insieme. Si continua. Cerchiamo di scoprire cosa ti ricorda questo dipinto. Ci proverò. Conosci qualche altro dipinto collegato a questo? Non ricordo bene. Sento come se avessi visto immagini simili prima. E per qualche motivo mi fa pensare al farsi male. Come ha detto prima che non voleva far male al dipinto? Questo? Che intende? Forse è collegato a qualche dissapore in famiglia? No. Niente di simile. In famiglia andiamo tutti d'accordo. Forse ti ricorda un amico? Qualcuno che hai perso di vista? Ora ricordo. Da bambino, una volta sono caduto dalla bici. È stato secoli fa. Sei stato all'ospedale in seguito alla caduta? Sì, mio padre mi ha portato all'ospedale. Apprensivo? Deve essere collegato all'ospedale o ai suoi genitori. Beh, lui ha detto che con i suoi familiari andava d'accordo. Come hanno reagito i suoi genitori? Ha detto che non sembrava niente di serio. Anzi, mi avrebbe forciato. Per sicurezza mi hanno fatto dei raggi. Sei rimasto in ospedale per molto tempo? Beh, la sala d'aspetto era piena. Comunque, non ci siamo rimasti a lungo. Allora, perché questo ti ricorda il dipinto? Ah, ora ricordo! C'era una grande vetrata colorata, con un enorme toro nella stanza in cui mi misero. Un mosaico con un toro disegnato? Descrivi il toro. Descrivi lo stile artistico. Solo un toro? Cosa facciamo? Stile artistico, mosaico. Descrivi il toro. Magari in realtà è il Minotauro. Ti ricordi com'era fatto il toro? Lo puoi descrivere? Aveva uno stile interessante, una forma unica e la combinazione dei colori. Pensi fosse lo stesso artista del dipinto, in base allo stile? È sicuramente possibile. Credo che sia per quello che mi è tornato in mente. Questo significa che potrebbero essere collegati allora. Un indizio. Qualcosa che vale la pena controllare. Ma come si collega Medusa all'immagine del toro? Non vede il collegamento. Potrebbe essere Poseidone. Un toro Poseidone. Lui rincorse Medusa fin nel tempio di Atena. Queste immagini potrebbero essere collegate. Potrei indagare più a fondo se vuoi. Lo faresti? Io nel frattempo studierò il dipinto. Oh, un nuovo oggetto, il taglierino. La lente. Vai presto. Hai finito di scalpellare? Spostati!
Dai, la signorina deve fare qualcosa. Avanti. Chiama qualcun altro. Ah, abbiamo tre minigiochi, mi sa. Bla bla bla. Medusa sembra essere il collegamento fra tutte le cose. Sarà meglio ricercare più approfonditamente la mitologia greca. Ci sta. Dai, finisci. Ok. Così. No. Dai, sbrigati. Sono arrivati due insieme. Adesso dai, ok. Analizza il dipinto. Intanto non può andare avanti la gente qua. No, oh, finalmente possiamo vedere più da vicino. Ah, Medusa prima di avere i serpenti. Sta scappando da. Chi lo sa? Ho trovato una D greca. Quella D greca. Di Demetra? Questa lettera greca è una H. Lo capivo anche io. L'H è come è esattamente così. E è una A in greco. DHA. Ma. Ti sposi tu? Oh. Tu vai là. Sta per finire i cuoricini. Dai, sbrigati. Levati. Tu vai là. Tu vai là. Dai. Dai. Ok. Dai, dai, sbrigati. Sbrigati. Tu vai là. Senti. No, manca troppo poco. No, non si può allungare il tempo. Dimmi che questi riesco a farli. No. Però ho fatto un minigioco. Cos'è? Jack analizza i simboli greci. Trascina i pezzi. Ah, prende un puzzle. Così. Questo. Così. E questo. Cos'è una M? Una N? C'è una nota sul fondo della tavola. È solo una P. Forse la firma dell'artista? Credo che dovremo lavorare ancora sulla storia di Medusa. Scommetto che quella vetrata colorata in ospedale ci farà avanzare ancora un po'. Sono contenta di come stanno andando le cose. Aspetta.
stanca. Cioè, sveglia praticamente da 24 ore più o meno, credo. Sì, penso sia ora di andare a casa. Se ne sono andati anche gli statisti. Ci sta. Un po' di riposo. Grazie dell'aiuto. Vai, vai. Oh, questa è casa tua. Jackie, sei tu? Sono io, signora Jones. Ma la vicina non dorme mai. La vicina. Ok, buonanotte. Buonanotte. Avrei voluto riuscire a fare la voce della madre di Howard, ma mi sa che non mi riesce. L'idea di Gary di usare le frequenze luminose mi ha dato da pensare. Chissà se anche quei documenti di Chloe contengono un messaggio nascosto. Chissà. Se la pioggia non l'ha rovinati, ovviamente non funziona. Guarda che ho usato la luce UV per farlo, non la luce normale. Messaggio. Sono sollevata dal sentire che Tracy sta bene. Ho un sacco di domande da farle. Aisha. Michael aveva ragione. Casi come questo mi fanno sempre pensare a lei. Oh, che carino. È un occhio questo. Uno degli ultimi occhi. Carine. Carinissime. No, si è addormentata lì così. Non potevo andare a letto. Si trova un mal di schiena della paura. Qualche ora dopo. Lampada blu. Va tutto bene, signora Jones? Aspetta, ma Titano era il nome proprio del gatto o è solo creato così Titano? No, perché allora siamo un attacco dei giganti. Che ore sono? Devo tornare al lavoro. Aspetta, ho un'idea! Forse serve una lampada a ultravioletti. Oh, ci sei arrivata. I raggi UV spesso rivelano messaggi nascosti. È quello che ha usato il Gary. Potevi pensarci prima. Devo solo applicare questo filtro alla mia lampada e... Dov'è? Ha funzionato. Ora vediamo che dice. Oh. C'è una lista. Sembrano nomi di personaggi greci. Chi saranno gli altri? Chloe. C'è anche il simbolo. Ah, è la Demetra, sì. Simbolo delle tipo le spighe. Grano. Oh. C'è anche lei. Ha il simbolo di Medusa in parte. Forse. I suoi occhi! Che sono. Assomigliano a Medusa. E poi sono, si illuminano. Aisha? Aisha? Aspetta. Ah, è lei? Il mistero si infittisce ancora di più. Adesso sappiamo del dipinto di Medusa, che nasconde un altro dipinto di Medusa. Ci sarà una vetrata da vedere e verificare chi è l'autore.
Abbiamo una lista di persone, fra cui Chloe Thompson, che è morta, e la figlia di Jackie. Bene, capitolo 1 completato.